In caso di detenzione, De Santis deve confessare il suo problema ai progressi del sapone napoletano. Dal 5 all'8 giugno salta un episodio. Michele scopre che il segreto della nuova primaria e il Viola è di nuovo in crisi con suo marito Valentina Di Nino, giornalista romana, laurea in scienze politiche, giornalista di Chance. Luogo breve ma intensa settimana per gli spettatori di Uno al Sole. La trasmissione di Sapone da lunedì al venerdì alle 20:15 su Rai 3, in effetti, partirà l'ultima sera della settimana, come già accaduto in precedenza, il posto per la grande atletica della Diamond League. Da lunedì 5 giovedì 8 giugno, tuttavia, il pubblico sarà in grado di continuare a seguire gli eventi dei protagonisti del sapone napoletano e nei prossimi giorni vedrà Luca De Santis costretti a fidarsi del suo doloroso segreto per un altro personaggio. Vedi in dettaglio cosa accadrà nei prossimi episodi. Lunedì 5 giugno Giulia è malinconica ed è afflitta per il tempo passaggio, mentre cerca di scacciare i sentimenti che si sente rinati nei confronti Luca De Santis. Un'opportunità per il lavoro induce Alberto a riprovare con Diana, mentre Clara è confusa per ciò che lo lega ancora a lui e confida se stesso con Edoardo. Martedì 6 giugno Clara è ancora una volta delusa da Alberto e decide di mettere una pietra sopra, per la gioia di Edoardo che potrebbe finalmente approfittarne. Lornella è preoccupata per la vita di un paio di Viola e paure che le cose con Eugenio, dopo la riconciliazione, non andare affatto bene. Per rendere la situazione più evidente potrebbe essere una richiesta da parte di Filippo. Minful, un collega, cerca di aiutare Eugenio, ma non del tutto disinteressato. Mercoledì 7 giugno Edoardo scopre che Clara sta cercando un lavoro e cerca di usare se stessa, mentre Rosa riflette sulle possibilità che ha la sua amica. Invece che le viene negata. Filippo, incontrare Viola, modifica la proposta che ha fatto, per rispettare i suoi bisogni e la speranza una risposta positiva. Michele mostra a Luca il branco di medicine che ha trovato. Giovedì 8 giugno Luca dice la verità a Michele e gli confessa cosa sta combattendo, e poi si sta preparando ad affrontare il suo primo giorno di incarico del ruolo principale dell'ospedale. Il tempo, Giulia, sempre preso dalla sua malinconia, è convinto che lei lo farà, rimani sempre sola, ma proprio mentre arriva a questa convinzione fa un incontro inaspettato. Nico inizia a preoccupare Manuela come avrebbe voluto, ma ormai c'è un nuovo ostacolo da superare tra i due.